Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuove ultime uscite manga. Sono i primi numeri di nuove serie che troveremo qua in Italia. Abbiamo uno Yuri, uno Shoujo e un Shonen. Partiamo da Una piccola bugia per te di Liliko Yoshioka, edito da Flashbook al prezzo di 5,90€. Protagoniste di questa storia sono due sorelle gemelle, sono praticamente identiche, tant'è che nessuna scuola riesce a distinguerle e infatti una delle due sorelle si becca sempre le dichiarazioni d'amore da parte di ragazzi che in realtà sono innamorati dell'altra sorella. Gli unici a saper distinguere le due ragazze sono i genitori, ovviamente, e anche un loro amico di infanzia. Se visivamente le due ragazze sono praticamente identiche, caratterialmente sono molto diverse. Una è molto espansiva e molto popolare, piace tanto ai ragazzi, l'altra invece è un po' più riservata e fatica a comunicare i suoi veri sentimenti. Entrambe sono particolarmente legate al loro amico di infanzia e questo potrebbe generare un po' di conflitto fra le due. Non voglio dirvi di più sulla trama perché ho paura di rovinarvi una sorpresa che per me è stata tale, quindi mi piacerebbe mantenerla anche per voi perché dà un tocco in più secondo me alla storia. Visivamente parlando, lo stile di questa autrice non è fra i miei preferiti, probabilmente perché i volti dei personaggi tendono ad essere bene o male sempre gli stessi. Forse nella tavola di prima si vedeva il confronto fra un ragazzo e una ragazza, sono identici. Non c'è molta ricerca nel voler differenziare i vari personaggi. Capisco magari le sorelle che appunto sono gemelle, quindi è ovvio che debbano essere identiche e si fa fatica comunque a distinguerle. Però anche gli altri personaggi, insomma, non sono tanto caratterizzati a livello visivo. Per quanto riguarda la storia, si presenta come un classico shoujo, devo dire, soprattutto dalle prime pagine. È una storia ambientata a scuola che coinvolge due sorelle, principalmente si occupa del risvolto più sentimentale. C'è poi però un evento decisivo che sconvolge un po' gli equilibri che si erano creati, se equilibri possiamo chiamarli, perché in realtà vedremo come entrambe le ragazze soffrano un po' il confronto con l'altra sorella. Ad esempio Cise, che è quella più timida, vorrebbe tanto essere invece più espansiva come la sorella, anche perché sente gli altri compagni di classe preferire la sorella a lei proprio per la diversità di carattere, quindi soffre il confronto con la sorella. Questo nello sviluppo della sua personalità comunque crea qualche problema. Inizialmente questo manga mi sembrava uno shoujo qualunque, godibilissimo per carità, perché comunque è molto carino. Poi però succede qualcosa che secondo me sconvolge la trama e la rende più interessante. La seconda parte di questo manga almeno mi è piaciuta sicuramente di più, l'ho trovata struggente ma anche dolce e per certi versi simpatico, quindi non vedo l'ora di proseguire, anche perché se non sbaglio la serie è completa in 3 volumi. Questo mi ricorda la brutta esperienza con Cousin, però devo dire che questo primo volume mi è piaciuto veramente tanto, perché nonostante ci siano degli elementi in comune con tanti altri manga di questo genere, trovo che ci sono comunque le potenzialità per una storia leggermente diversa e magari un pochettino più profonda. A dire di questo è comunque una lettura che intrattiene, io non sono riuscita a separarmene dalla metà in poi, diciamo, quindi mi ha proprio coinvolta tanto. Il prossimo manga di cui vi voglio parlare è Case e Yamada, le campanelle, di Hiromi Takashima, edito da J-Pop al prezzo di 6,50€. Questo manga è uno Yuri e vede per protagoniste due ragazze, anche in questo caso molto diverse fra loro, non frequentano nemmeno la stessa classe. Yamada è una ragazza che si occupa delle fioriere, delle piante, insomma si occupa di giardinaggio, mentre Case è una ragazza molto sportiva, ha dei modi di fare un po' da maschiaccio ed è una ragazza molto popolare e un giorno rivolge la parola inaspettatamente a Yamada. Fra le due inizia un rapporto che fatico a chiamarlo amicizia, perché in realtà fin da subito entrambe le ragazze si sentono attratte l'una dall'altra e questo le porterà ad avvicinarsi e ad affrontare, diciamo, la vita scolastica insieme. Questo manga si presenta come una raccolta di episodi che coinvolgono le due ragazze, infatti
fatti non c'è, diciamo, una storia proprio lineare, ci vengono raccontati proprio dei frammenti, degli episodi, che so, le due devono partecipare ad una corsa, la prima volta che sono andate, che si sono viste all'infuori della scuola o che è successo qualche cos'altro, insomma, è una collezione di episodi, abbastanza significativi per quanto riguarda la relazione fra queste due ragazze. È una storia molto dolce, abbastanza innocente perché, non c'è del contatto fisico o delle scene esplicite, è tutto molto platonico. C'è questa attrazione che sentono entrambe le ragazze, ma sono troppo imbarazzate per parlarne apertamente o per fare qualche cosa. È una cosa che ho apprezzato perché è un manga che punta tanto su intrattenere, divertire. Ci sono tante scene abbastanza comiche, fraintendimenti tipici dei manga che comunque fanno sorridere, forse anche per il carattere delle due ragazze, per il modo in cui vengono disegnate. Non lo so, ma ho trovato tutto veramente molto, molto, molto carino. A differenza, ad esempio, di Blooming to You, è molto più leggero come manga. Delle protagoniste sappiamo poco, nel senso che non c'è una ricerca psicologica. Sappiamo in linea generale come sono i loro caratteri e le vediamo interagire. È una storia veramente molto molto carina, io mi sono divertita tanto a leggere questo manga e tra l'altro penso che sia un'ottima lettura un po' da comodino perché essendo una collezione di episodi non c'è bisogno di leggerlo tutto in una volta perché sennò si perde il filo di quello che sta succedendo. Può essere letto anche un pochettino alla volta. Sono curiosa di vedere se questa struttura verrà mantenuta e soprattutto in che modo evolverà il rapporto fra le protagoniste, se si entrerà magari un po' più nel profondo per quanto riguarda i loro sentimenti ma anche i loro caratteri. Diciamo che in linea generale si parla solo delle due protagoniste, c'è qualche personaggio secondario ma è molto secondario, le vere protagoniste sono appunto loro due. È una lettura che vi consiglio se state cercando qualcosa di spiritoso, divertente e leggero e se non avete mai letto uno shoujo ai. Infine un manga che attendevo ardentemente, ovvero To Your Eternity di Yoshitoki Oima, edito da Star Comics al prezzo di 5,50 €. Si tratta di un manga molto particolare. Allora, io innanzitutto volevo leggerlo perché dell'autrice ho già letto A Silent Voice e sapete tutti che A Silent Voice è uno dei miei manga preferiti di sempre. Ho adorato tantissimo anche il film che ne hanno tratto e quindi volevo leggere qualcosa di nuovo di questa autrice. La storia, si focalizza su un essere, una sorta di sfera che giunge sulla Terra ed è in grado di trasformarsi, di assumere le sembianze di qualsiasi oggetto o essere vivente perché basta che ne entra in contatto, assimila le informazioni e le riproduce. Sul suo cammino sulla Terra si imbatte poi in un ragazzo. Ci troviamo in una terra molto desolata. L'essere incontra questo ragazzo che è l'unico del suo villaggio, comunque del suo popolo, diciamo. Non ci vengono fornite indicazioni su dove ci troviamo, in che periodo storico, eccetera, ma c'è esclusivamente questo ragazzo che tenta di raggiungere un posto che dovrebbe essere più prolifico di questa terra desolata. Lui non ha mai assaggiato della frutta e mai mangiato qualcosa di dolce, ad esempio. Tutto questo rimane molto misterioso e a un certo punto l'essere e il ragazzo dovranno dividersi. A questo punto inizia una nuova fase della storia, completamente diversa da quella iniziale, ma che non vi svelerò perché ovviamente non voglio entrare troppo nel profondo. È un manga complicato da spiegare senza dire troppo per quanto mi riguarda perché è come se fosse diviso in due parti. La prima è concentrata su questo rapporto fra l'essere e il ragazzo ed è una storia abbastanza lenta, però molto profonda e commovente. La seconda parte sembra non avere nulla a che fare con la precedente perché è come se fosse ambientata in un mondo più fantastico, come se fosse una favola, c'è molta più azione. Devo ben capire dove vuole andare a parare l'autrice con questa scelta e soprattutto in che modo bene si collegano queste due fasi della storia, che le ho trovate molto diverse, quindi sono curiosa di leggere il seguito per capire bene
quale sarà la vera e propria storia di questo manga, anche se quello che penso andrà a trattare l'autrice inizialmente è il significato di essere umani, visto che il protagonista di questa storia è un essere che non si sa da dove proviene, non si sa nulla riguardo a questo essere se non che replica appunto ciò con cui viene a contatto. Può assumere le sembianze di un animale o di un essere umano, ma non vuol dire che sappia essere un animale o un essere umano, provare dei sentimenti, ragionare, capire come funziona il corpo, eccetera. Quindi secondo me l'autrice andrà ad approfondire questo significato, il tema dell'umanità, probabilmente affronterà anche dei temi esistenziali. Me lo domando perché la scelta di utilizzare come protagonista della storia appunto un essere che parte diciamo da zero, che si basa sulle informazioni che raccoglie, potrebbe fornire degli spunti di riflessione sulla società d'oggi, sul rapporto fra gli esseri umani, i sentimenti. Sono però delle supposizioni mie perché non so veramente che cosa aspettarmi da questa serie. L'inizio incuriosisce, ma è molto complicato e particolare, quindi voglio leggere il seguito per capire che direzione prenderà la storia. Mi avete chiesto in tanti su, ad esempio, Instagram se è un fumetto che vi consiglio. Nì, perché non è una storia terribile, anzi trovo che questo primo volume sia molto particolare e originale. Io personalmente mi sono commossa molto nella prima parte e la seconda invece è totalmente diversa, c'è più azione, anche un po' più simpatica per dire. Quindi non è un brutto manga, il fatto è che non so che cosa andrà a trattare, non so di che cosa parlerà essenzialmente. Quindi io magari, se siete nel dubbio, vi consiglio di attendere l'uscita del secondo volume e leggervi qualche recensione al riguardo per capire effettivamente di che cosa parlerà questa storia. So che sono stata abbastanza fumosa, ma come vi ripeto, la seconda parte di questo manga è molto diversa dalla prima e non voglio raccontarvi troppo perché rischierei di fare spoiler, quindi è complicato parlarne, ma è anche complicato capire bene che cosa sia di fronte. Questi erano quindi i tre manga di cui vi volevo parlare oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete già letti anche voi, se li attendevate, se vi incuriosisce qualche titolo in particolare, o se c'è magari un fumetto che è appena uscito che vi incuriosisce e che vorreste che io leggessi. Se vi è piaciuta la mia maglietta Takoyaki Attack, che è veramente troppo troppo carina, la trovate sul sito di Pumpling, il link è qua sotto in descrizione, con il codice CB15 avrete il 15% di sconto su ogni vostro acquisto senza un minimo di spesa. Oltre a questa maglietta ce ne sono tantissime altre molto molto carine. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!